Lei dice io voglio un processo, certo. Il PD dice se ci sarà un processo Penati si deve dimettere. Beh, io credo che io ho una lunga esperienza di politica per non sapere che di fronte a vicende come queste si apre una fase di polemica politica tra i partiti e dentro i partiti. Questo però, e quindi la comprendo e non la sottovaluto, io mi sono dimesso da tutto in questi mesi, però dico che questa cosa non può coprire quella cosa che dicevo prima parallelamente. Credo sia diritto dei cittadini sapere anche se quel dopo 28 mesi di indagine, dopo tanto clamore sulla stampa, sapere se chi hanno votato o il loro rappresentante del Consiglio è una persona onesta oppure no, se quelle accuse sono vere o sono false. Io chiedo questo, io sono una persona per bene, non ho conti correnti all'estero, non mi sono arricchito con la politica, chiedo di essere giudicato. Altri fuggono dal processo, io voglio il processo immediatamente. Voglio dire di più, dopo le indagini che sono chiuse, hanno dimostrato che già le accuse sono assolutamente infondate. Si è parlato di miei conti correnti a Dubai o in Sudafrica e 28 mesi di indagine hanno dimostrato che questi conti correnti non esistono. Nelle ipotesi di rinvio a giudizio, di richiesta di rinvio a giudizio, c'è il fatto che la transazione Codelfa del gruppo Gavio con la Serravalle nascondeva una tangente di 2 milioni, la Cassazione ha detto che questa cosa non è vera, non ci sono gli indizi. Il terzo filone è quello di fare metropoli. Le persone indagate che hanno dato i contributi li hanno dati tutti alla luce del sole attraverso bonifico, quindi non nascondendo il fatto che hanno dato quei contributi all'associazione. Con queste condizioni io chiedo, esigo che ci sia un giudice che decida se quelle affermazioni, se quelle accuse sono vere o se sono invece infondate. L'opinione di tutto il Partito Democratico è che se il GUP dovesse confermare il rinvio a giudizio, insomma il Consiglio a Filippo Penati, che in questo momento non è più del Partito Democratico, sia quello di dimettersi, di consegnare, di assumersi con un atto di responsabilità molto forte le sue responsabilità. Io auguro a Penati, l'ho già fatto ieri, di poter dimostrare la sua innocenza e la sua estraneità ai fatti, come ha sempre sostenuto.